Qui è, insomma, non devo dire nulla, non devo dire nulla. Alzati, pastore, alzati in piedi, il tuo gregge vaga lontano dalle colline. Cioè, vedete che qui ogni parola è proprio presa, trapiantata dal testo biblico. Le stelle sono svanite, il cielo è calmo, questa stille notte. Gli angeli stanno gridando gloria e alleluia. E poi torna indietro, ma tanto indietro, al diluvio. Noè, 40 giorni, 40 notti, hanno lavato questa terra, così come Gesù ha lavato quel tempio. Ma le acque sono ancora in piena e noi siamo diretti a Canaan. Noi siamo sempre appunto nella terra di mezzo. Il lapsus non è stato poi del tutto sballato. E tu usi i tuoi muscoli e la tua mente. Che cos'è l'uomo se non questo? Usi i tuoi muscoli, la tua mente, preghi al tuo meglio, che il tuo meglio sia sufficiente. Il Signore farà il resto. Questa è la fede, il Signore farà il resto. È importante però è camminare. E adesso, per camminare come un uomo, walk like a man, per camminare come un uomo, Springsteen in un disco di qualche anno fa ci dice che bisogna camminare come il figlio dell'uomo. Questa canzone è esplicita proprio, sin dal titolo, che il vero uomo, l'uomo vero, l'uomo perfetto è Cristo, il figlio dell'uomo. Lui sì che ha camminato per le stradine di Nazareth e soprattutto per la strada, la via Crucis di Gerusalemme. E allora, ricordandoci che ogni uomo può camminare come uomo soltanto se segue le orme di Cristo, ascoltiamo Jesus was an only son di Springsteen, cantata ancora una volta da Antonio. Passa per il Calvario, ma il Calvario, la croce, non è l'ultima parola. Adesso, prima abbiamo sentito una canzone che è uscita 2 giorni fa, Rocky Ground, adesso sentiamo una canzone non di Dylan e di Springsteen, ma di pochissimo tempo fa, l'ultimo disco appena uscito, di Leonard Cohen, un altro grande della musica rock, poeta, che negli anni 60, ascoltando Dylan, capì che poteva benissimo continuare a essere poeta, ma mettendo in musica i suoi versi, canadese, di grande forza spirituale, un cammino tortuoso che l'ha portato anche all'esperienza del buddismo. Ma qui scrive una canzone ancora una volta come quella di Springsteen, intrisa, pienamente intrisa di Bibbia, di Vangelo, perché ci dice che appunto, sin dal titolo, vedete che Show Me the Place è un passo del Vangelo. Quando Gesù perde il suo più caro amico Lazzaro e gli dicono che è morto, lui dice:
subito una cosa, moscatemi il posto dove l'avete messo. C'è un posto dove tutti noi siamo diretti, ma che non è la nostra destinazione finale. E questa canzone, questa è la mia interpretazione, poi voi ovviamente potete prenderla così, come volete, e secondo me ha come protagonista Lazzaro, cioè ogni uomo. Show me the place. Noi siamo tutti come Lazzaro. Io non posso muovere questa cosa da sola. Mostrami il posto dove la parola è diventata un uomo e il verbo si è fatto carne. Lo sentite? Le difficoltà sono arrivate, ho salvato quello che ho potuto salvare. Come diceva Rocky Graham, il resto lo fa il Signore. Tu metticela tutta, ma il resto lo fa il Signore. Questa è la fede. Questa è la fede e Dylan, che come tutti gli uomini ha avuto un rapporto molto controverso, non lineare con la fede, alla fine degli anni 70 incontra la fede cristiana. Lui è ebreo di nascita, incontra la fede cristiana e la incontra proprio come gioia, come forza, forse il volto migliore, se vogliamo, della fede. E allora canta la gioia di aver incontrato nella sua vita Cristo. E adesso ascoltiamo uno dei suoi pezzi più famosi del periodo religioso, Io credo in te, I believe in you. Door. They say don't come back no more.
Believe in you. Check out.